Ciao ragazzi, bentrovati in questo nuovo video dove vi andrò a fare un piccolo recap di quello che ho fatto ieri. Perché ieri era una bellissima giornata, quindi presi dalla voglia di andare a mangiare fuori, siamo andati in uno dei posti migliori di Maribor, se non il migliore, per mangiare la bistecca. Il suo nome è Rosmarin. Rosmarin, fate attenzione, è un ristorante che incorpora tre tipologie di ristorante. Nel senso che la prima parte del ristorante è composta dalla pizzeria, cioè siamo a Rosmarin nella pizzeria, dove te mangi solo pizze. Poi abbiamo il lato steakhouse, dove te puoi mangiare la carne e gli hamburger, insomma tutte le cose che riguardano ovviamente le steakhouse. E poi la parte più luxury, la parte migliore di questo ristorante, è proprio il ristorante in sé per sé, dove magari puoi trovare una cucina un pochino più raffinata e ricercata, e ovviamente va di pari passo con il prezzo, cioè non ti regalano niente in questo ristorante. La qualità la paghi, ma paghi anche il servizio, perché l'attenzione al cliente è veramente alta in questo ristorante. E noi siamo andati lì e abbiamo ordinato una bottiglia di vino tenuta fresco Baldi del 2011, mi pare. Comunque c'è la bottiglia. Un vino, ragazzi, che dà di brutto. 30 euro di vino era, 30-32, insomma siamo sui 30 euro. È prassi di questo ristorante, prima dell'antipasto, di portare l'olio spagnolo, che è spagnolo, è st'olio, con del sale rosa, pepe, lo metti qui, ci metti un bruschetto di pane. Abbiamo preso un quasi 400 grammi di burrata per due, quindi 200 grammi quasi di burrata a testa, molto saporita, con dei capperi freschi, pomodorini essiccati e della rucola. Poi se ci aggiungevi sale, olio e pepe, una squisitezza, buonissima. Burrata importata sicuramente, che proprio c'era un sapore bello intenso e si contraddistingueva, nel senso capivi che stavi mangiando una vera e propria burrata. Abbiamo mangiato l'antipasto, la burrata, buonissima, veramente buona, 350 grammi diviso 2 con i pomodorini e l'insalata, ci sta. Detto questo, la parte clou, la parte ultra forte, un tomahawk da 1,1 kg, preso cottura medium rare, che l'hanno azzeccata alla grande, era veramente buona. Tomahawk con un burrino speciale aromatizzato, e adesso la proviamo così con un po' di sale. Buonissima, si scioglie in bocca. Non la dico perché ho fame, cioè lo dico anche per quello, però è buonissima, è veramente buona. La bistecchina è questa. Questi, qui c'è l'osso e qui le patate arrosto, anche queste sono molto buone. Questo è il burro aromatizzato. Allora, la carne non si scioglieva in bocca, cioè mi sono fatto prendere dall'enfasi di quel momento. Poi ho preso anche un pezzo abbastanza grassoso, che in quel momento, quando ho detto si scioglieva in bocca, quel pezzo veramente mi si era sciolto in bocca, ma gli altri no. Comunque sia, era una carne veramente buona, che valeva il prezzo pagato. Allora ragazzi, la situazione è questa: io ho finito la bistecca, vedete non c'è niente, e la sto accusando perché sto vino è potente. Cioè nulla a dire, non c'è segreti, né trucchi né inganni. Meno male tira un po' di vento, perché sennò sto giro era già tutto rosso, bordeaux. Quindi big up al vento. Dopo la carne, un bel dolcino per chiudere, un soufflé al cioccolato per me, la torta al cioccolato per Francis, un caffè, uno Jägermeister, perché non avevano nessun amaro da offrirci, da farci provare, insomma. Quindi abbiamo optato per uno Jägermeister after the coffee. Il costo totale della cena a testa è di 80 euro. Quindi 80 euro che sono tanti, ma sono tanti perché sei qui, perché hai mangiato. Anche quella è una carne importata, con nel senso, se uno va a fare il resoconto di quello che ha mangiato a persona, è questo: 3 calici di vino rosso, mezza acqua frizzante, 200 grammi di burrata, mezzo chilo di carne, un dolce, caffè amaro. 80 euro totali. In Italia magari ne avresti spesi 60, massimo 65. Però nel senso, mi chiedi, l'hai spesi volentieri? Sei stato bene? Io ti rispondo di sì, ma questo non è l'unico posto per mangiare la bistecca a Maribor, ce n'è altri di posti. Oh, mi garba sto ciuffo e cazzo. E stavo dicendo, non è neanche l'unico posto che fa la bistecca qui a Maribor, quindi magari il prossimo video andrò in un altro ristorante per mangiare la bistecca e fare un piccolo paragone. Un altro ristorante abbastanza conosciuto che si chiama Jack and Joe, che è lungo il fiume, quindi anche lì potrebbe venire fuori un gran video a mangiare e fare le riprese sul fiume. Ultima tappa poi sarà un ristorante locale, dove provare la bistecca locale
e fare l'ultimo step di confronto. E vedremo. Io spero che questo video, ragazzi, vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Anzi, fatemi sapere se secondo voi il prezzo pagato è giusto per quello che abbiamo mangiato, ok? Detto questo, ragazzi, iscrivetevi, mettete mi piace, fatemi tagliare questi capelli per arrivare a 200 iscritti, ragazzi, e ci vediamo alla prossima. Ciao.